Amici del canale Gianluca Rossi TV, canale YouTube. Chi è questo? Chi è questo? Sì, però ascolta, questa è della... molto meglio adesso. Sì, ma questa... Questa... questa è della Lauretta. La Lauretta dorme con questa... Dov'è la Lauretta? Lauretta! Lauretta è scomparsa perché ha paura di farsi ripetere. Lauretta, vieni qua! Lauretta, vieni qua! Domani vieni spontaneamente. La vicepresidente, adesso la mandiamo via subito. No, no, no. E allora mettiti in mezzo, Laura. Allora, tu sei la vicepresidente. Intergradate, fate casino! Vedete che l'ha staccata, Sì, l'ha staccata. L'ha staccata, Tu dormi in questa. Io dormo in questa da 30 anni. Da 30 anni. Nicola, se vuoi cambiare la donna, se non altra, Ragazzi, fermi, che qua siamo in diretta, non è che arriva uno. Ma dopo la allora, ascoltate, ragazzi. Live chat questa sera, ma prima salite sulla macchina del tempo. Tornate, non è manco data. 28 maggio 1989. C'ero, Un attimo. Te lo chiedo. Aspetta un momento. Guardiamo cosa è successo. Adesso non è che lo vedete, va un contributo. Ma io guarda che capisco. Contributo, lo so. Ricoglionito. Contributo! Il premio ha tirato, poi sembrava dovesse tirare Ferri. Ora ci prova Matteus. Gol! Gol! Ed è gol! Rete! Rete di Lothar Matthäus! Lothar Matthäus! Su punizione! Ed è scudetto! Gol! Gol a 39esimo! Lothar Matthäus! Su punizione! 37, 34, 35. Il tempo scorre. Attenzione a Maradona. Maradona più avanti. Limite dell'area, il cross di Fisi. Bremi respinge. Bremi. È finita. È scudetto. È finita. Inter, campione d'Italia. Campione d'Italia. Cosa si prova a segnare il gol che dà lo scudetto all'Inter dopo 9 anni? Sono molto happy per questo gol, non solo questo gol in quest'anno importante per vincere questo scudetto, anche gol di Tias, anche gol di Serena. Serena ha tirato molto gol quest'anno e tutti i gol importanti. Sono molto happy perché io ho tirato questo gol oggi, questo gol più importante come altri. Diego, prometto solo 2 parole. Senti, fino a quando hai avuto una piccolissima speranza di potercela ancora fare per questo scudetto? No, ma noi no, non credo che abbiamo avuto speranza. Noi venivamo a vincere questa partita, non abbiamo potuto. Purtroppo lo scudetto già era in mano dell'Inter prima di questa partita. È un po' di delusione, comunque è stata un'annata splendida, una Coppa UEFA, un campionato, dicevamo oggi, eccezionale. Sì, ma credo che oggi il pareggio era giusto. Penso anche a un elogio generale a tutta la società, perché quando si ottengono questi risultati significa che tirano tutti la corda dalla stessa parte. Cosa vuole dire ai tifosi nerazzurri? Beh, devo dire un grazie a chi ci è stato veramente molto vicino. Diciamo che c'è sicuramente una parte di tifoso, quello più caloroso, quello che magari si avvilisce con maggior facilità, ma è sempre quello pronto ad essere vicino alla squadra, credo. Un grosso ringraziamento a questi. Siamo i campioni, i soli campioni, i più forti d'Italia. Abbiamo dominato il campionato, è il più bello, il più duro, ma il più importante del mondo. La vittoria è un po' di tutti, della squadra, della società, dei tifosi. Mi è stato chiesto a chi dedicavo questo scudetto. Non sapevo che bisognava dedicare lo scudetto a qualcuno, ma se devo proprio fare delle scelte, i tifosi mi capiranno e lo dedico alle mie donne, comunque mia mamma, mia figlia Valentina, mia moglie, perché a loro ho sottratto tanto tempo per dedicarlo alle mie attività e all'Inter. E se mi è consentito anche alla memoria di mio padre, perché l'ho perso quando avevo 20 anni, è stata dura.
Allora. Scudetto! Scudetto! Ma cosa ricordo? Non mi hanno dato il gol. Sì, ho fatto tra autorete a Fusio, ho fatto uno dei più bei gol. Era la spalla di Fusio. La spalla di Fusio con le regole attuali. Non tremare perché hai ragione. E cosa ne vuoi? Stai tremando. Se ti muovi. Quanti gol? Con tutte le deviazioni. No, è vero, è vero. Ragazzi, ha ragione. Cioè, Nicola Berti, campione d'Italia, Coppa UEFA. Coglione. No, come si nervosisce. Ma io non mi nervosisco mai. Hai ragione. Vabbè, tre Coppe UEFA più, ti manca una cosa. Cosa hai vinto? E poi sono il vostro amore. No, no. Il vostro amore. Coppa italiana, no, non c'era. Certo che c'era. Non si ricordava niente. No. Ma era la prima. Con la Roma. Ma con la Sampdoria. Allora, se voi andate a vedere questa cosa, era secondo me a gennaio, un freddo della Roma. Sì, cosa c'entra? Ma conta. Aspetta, ma che conta? È in Albodoro. 2000 perso. È in Albodoro. Non c'entra. Senti, io il palmarès di Berti lo dico come voglio io. Certo. E quindi sono tre Coppe UEFA, uno scudetto. E la Supercoppa italiana. E allora, ma quella lì, se voi andate a vedere questa divertente. Dimmi, andiamo a vedere. Allora, questa è una divertente. La foto della la premiazione sì. Io non c'ero. Ma che cosa c'è? Vuoi fare queste cose qua? Poi però, è diventato il problema. Adesso c'è la Supercoppa italiana, chiede un tifoso dell'Inter se non vuole vincerla. Certo. Ma la cotta è 50 che si sa la diretta, buttatelo fuori. Vai a vedere, che non ci sei. Non ci sono. Va bene, ma perché? Non è detto, perché devi raccontare sta cosa? Niente. Cioè, non sei d'accordo nessuno. Mi piace perché. Vabbè, lo so che ti piace. Mi piace perché. Senti, ma dopo 30 anni. Dopo 30 edizioni di questa super ho capito, adesso sei incancredito. Ascolta. Cosa pensi dell'entusiasmo che vieni qua e ti cantano ancora e faccio un gol e faccio un Nicola Berti faccio un gol e la gloria te lo chiede Nicola Berti faccio un gol e faccio un gol e faccio un gol Nicola Berti faccio un gol e dall'altra parte sì chi faceva Marco Van Basten, Marco Adel, cioè io sono l'unico centrocampista al mondo che ha avuto l'onore. L'onore. La tua frase più famosa te la ricordi? Meglio sconfitti che mi hanno visto. Bravo! Però guarda che meglio sconfitti che milanisti ha fatto anche l'avvocato Prisco Peppino ha trovato una frase più bella della mia. È vero. Dica che emozione c'è appunto a tornare qui e vedere che dopo 30 anni mi far capire sicuro. Allora in questa astemia tra date ti permetto di dire perché no dico no ti fa piacere tu sei nel cuore che bello sai che quelli di oggi non saranno nel cuore sono sicuro assolutamente sì ma è la solo una volta è fatto preoccupare loro. Te lo ricordi? C'ero io in Gazzetta che rispondeva alle domande degli ascoltatori. Quando c'era l'idea che tu potessi, guarda che secondo me hai preso in giro tutti. Sai quando c'era l'idea che potessi passare a dormire? Ah sì! Ti ricordi quel mese lì? Ma in realtà gli hai preso in giro anche io. No, però ragazzi, ragazzi, diciamo la verità, Berlusconi ha fatto un'offerta superiore a quello che ma tu per amore sei rimasto all'Inter, perché l'Inter si ama.
Sempre. Non voglio, questa era una cosa. Questa era una marcorda, dov'è la foto Lauretta? Chiudiamo qua. Adesso, allora Nicola Berti oggi, Nicola Berti ieri. È uguale! Grandi! Ma senti, chiudiamo con una cosa, speriamo di vincere domenica sto. No, no! Non devo dirlo. Ci deve raccontare no, come ha fatto quel gol a Monaco. Bello lì! Ecco! Cavalcata a Monaco la raccontata 100 volte. Abbiamo perso. Però ma che gol hai fatto? Senta la neve. Ma abbiamo perso. Ma domenica vinciamo. Vinciamo domenica, ricordo. Obbligatoriamente. Ragazzi, amici del canale YouTube, vi saluto, lascio Nicola Berti qui alla di Milano.